corpo senza vita di Lazzaro è nel sepolcro da 4 giorni. La sua morte appare ineluttabile. È avvolto in un lenzuolo funebre, imprigionato dalle bende. Sulla sua tomba è stata fatta rotolare una pietra, quasi a sigillo di ciò che è avvenuto. Ma Dio può fare cose impossibili. Gesù, il suo figlio, è la risurrezione e la vita. Il duello vita-morte è uno scontro che sta davanti agli occhi di tutti e si traduce in attaccamento alla vita, perché il germe dell'eternità che l'uomo porta in sé, irriducibile com'è alla sola materia, insorge contro la morte. D'altra parte, sembra che in pari misura l'uomo avverta un misterioso istinto di morte e distruzione. Quando ideologia, interesse, sfruttamento si trasformano in odio e violenza, ci sentiamo soffocare da un'atmosfera di morte. La nostra cultura rivela la sua tragica maschera là dove la vita è umiliata e offesa. I gesti del terrorismo e della delinquenza comune, la corsa agli armamenti. E ancora, nei rapporti interpersonali, le violenze verbali, i tradimenti dell'amore e dell'amicizia, quei sordi rancori che sono veri attentati alla vita. L'ultima domenica di Quaresima ci presenta un personaggio particolare del Vangelo. È Lazzaro, un amico di Gesù, un amico che mai come in questa domenica diventa il protagonista di un tratto della vita di Cristo per certi versi sconosciuto. Cristo infatti piange alla morte di questo suo caro amico ed oggi ci fa riflettere su come il battesimo, la vita, ci fa passare dalla morte alla vita. In questo cammino, come sempre, ci aiuterà Don Giuseppe Ruppi e da questa chiesa, da questa parrocchia del Santissimo Redentore in Bari, l'ultima domenica di Quaresima, ecco, Don Pino ci fa riflettere su questo passaggio molto significativo. Tu l'hai fatto attraverso la penitenza che diventa vita concreta, vita attuata, vita da risorti. Sì, ci ritroviamo, cari amici, proprio dinanzi ad un altro altare, quel grande altare che è l'altare della misericordia di Dio. È il confessionale, il luogo dove tutti quanti noi battezzati, che pur con tutta la nostra buona volontà vogliamo seguire il risorto, siamo discepoli di Cristo, però alcune volte anche noi siamo ciechi. Siamo abbandonati al buio. E però ci viene incontro una morte che diventa luce, una morte che diventa risurrezione. Ecco l'amico Lazzaro. Anche lui esce da una cecità, dal buio eterno, e invece viene di nuovo fatto riemergere nella luce. Proprio quello, caro Leonardo, che succede al discepolo di Cristo che va all'altare della misericordia. Non va a fare un elenco di peccati, no, va a dire la sua cecità, va a dire di poter vedere la luce, il desiderio di vedere la luce. E qui il sacerdote, in persona di Gesù, lo raccomanda alla misericordia di Dio e diventa espressione di piena luce. È l'illuminato. Allora ecco che dall'altare della misericordia certamente può passare ad una nuova realtà, così come hanno fatto i discepoli di Cristo, che hanno così interiorizzato, hanno così imitato pienamente il Signore Gesù, da poi meritare anche il riconoscimento di tutto il corpo mistico di Cristo, che è la Chiesa, che li ha definiti santi. E qui, per esempio, nel nostro cammino incontriamo un santo che della confessione e dell'Eucarestia ha fatto due colonne
fondamentali del passaggio di ragazzi nella cecità alla luce, nella morte alla pienezza di vita, alla vita piena e abbondante che Gesù dice nel Vangelo di Giovanni al capitolo 10. Come lui tanti altri santi, ma tutto questo ha condotto pienamente a ritrovare la propria pienezza in quell'altro sacramento così meraviglioso che è il sacramento dell'Eucaristia. Ecco, passare da morte a vita, la resurrezione di Lazzaro ci dice che tutti quanti noi possiamo risorgere, non solo nell'ultimo tempo, nella stagione, ecco, della meraviglia, di quando dopo aver riposato riprenderemo pienamente la nostra esistenza gloriosa in Cristo Gesù, ma anche nel quotidiano della nostra vita eterna, nel passaggio tra confessione ed Eucaristia, tra riconciliazione e comunione piena, vissuta, nella speranza cioè di risorgere totalmente. Ecco, la Quaresima ci offre questa opportunità. Ti ricordi il deserto? Ti ricordi l'esperienza forte della trasfigurazione? La donna samaritana. E poi l'altra volta abbiamo visto appunto la luce, il segno della luce nel cieco nato. E quindi adesso Lazzaro. Lazzaro che ci porta proprio a comprendere pienamente questa esperienza di passaggio dalla conversione, dall'autenticità della misericordia di Dio, a cogliere che la nostra pienezza di viaggio nell'esistenza può avvenire unicamente e profondamente dinanzi a Lui. In ogni chiesa c'è una cappella dedicata al Santissimo Sacramento, dove viene riposto Gesù Eucaristia. E qui nasce la nostra adorazione. Nasce cioè avere l'incontro con Lui, pienamente con Lui, è la forza della nostra vita. Ma questo sacramento, vissuto nell'adorazione, al suo vertice, al suo culmine nella celebrazione, nella grande celebrazione liturgica, nella celebrazione dell'Eucaristia, che si svolge qui, tra questi poli fondamentali, il polo che tante volte, e che abbiamo già visto, il polo dell'ambone, il polo cioè della parola di Dio, la mensa della parola di Dio, e poi la mensa dell'altare, la mensa del sacrificio, la mensa della resurrezione. E tutto questo una celebrazione che viene presieduta proprio nel segno di Cristo capo, ma è una celebrazione non solo del sacerdote che rappresenta Cristo capo, ma è di tutta la Chiesa, corpo mistico di Cristo. Ecco, allora la resurrezione piena è proprio questo, è vivere dell'Eucaristia. E pienamente essere inseriti nel mistero grande dell'Eucaristia e celebrare l'Eucaristia. Un'Eucaristia che chiaramente non si ferma ad una celebrazione di tipo rituale, ma deve essere una celebrazione nella vita, una celebrazione esistenziale. Allora, quell'alleluia che canteremo solennemente nella veglia pasquale non è un alleluia soltanto rinchiuso in un rito, ma è l'alleluia che i cristiani in ogni celebrazione eucaristica ricordano quando ricevono la parola di Cristo. E tutta la loro vita deve diventare un alleluia solenne, l'alleluia di coloro che hanno ricevuto vita, vita piena e abbondante, come Lazzaro, l'amico di Gesù. Non dimentichiamocelo questo, era l'amico di Gesù. E tutti i battezzati sono amici di Gesù, perché sono figli nel Figlio di Dio. È significativo come nell'ultima domenica di Quaresima, ecco, il nostro cammino verso l'altare sia stato intervallato da diverse tappe. Abbiamo visto Don Bosco, abbiamo visto Cristo stesso presente nel suo corpo e nel suo sangue, l'altare. Dunque la Quaresima che oggi potremmo dire raggiunge il suo apice proprio in questo arrivo, in questo giungere verso l'altare.
Don Pino, mi viene anche in mente, oltre alla morte fisica di Lazzaro, che sicuramente, come dicevo all'inizio, sarà stato anche qualcosa di straziante per Gesù perché era un suo amico, c'è anche una morte spirituale. Una morte spirituale che tante volte è la peggiore rispetto a quella materiale, potremmo dire. Ed è quella che poi viene risorta attraverso il battesimo, come abbiamo visto nelle scorse settimane. Caro Leonardo, è qui che la morte spirituale viene combattuta. È qui che c'è una forte risorsa. Vogliamo essere di Cristo? Allora di qui diciamo, riceviamo la forza per essere gioiosi, per essere totalmente pasquali. I santi, abbiamo citato Don Bosco, ma che dire di Padre Pio? Che dire di tanti altri santi e sante che hanno pienamente manifestato la loro gioia, la loro trasparenza d'amore e sono divenuti che cosa? Dei Lazzari che escono fuori dalla tomba e si presentano con le bende che vengono sciolte per ridiventare nuova vita e testimoniare la nuova vita piena e abbondante che c'è nel loro cuore. Ecco perché il cristiano non può essere seguace di Cristo se non è gioioso. Lo scoraggiamento, la morte spirituale, il senso del disfattismo, tutto quello che è negativo, non appartiene a Cristo, è dell'anticristo. E noi, nella vittoria grossa della risurrezione, abbiamo la nostra speranza di poter vincere l'anticristo. Grazie Don Pino per questo cammino che in questa Quaresima ci ha aiutato a riscoprire i segni, sono loro i protagonisti della vita, della liturgia sostanzialmente. E la liturgia deve essere fonte e culmine per tutta la vita del corpo mistico di Cristo che è la Chiesa, ma per ciascuno di noi che ne facciamo parte. Auguri e grazie, un buon cammino per arrivare nella veglia pasquale pronti a gridare con la propria esperienza di vita Alleluia.